Dopo anni di lamentele, richieste e appelli da parte dell'associazionismo locale, la cosiddetta Villa Lanza, bene confiscato alla mafia foggiana in zona Salice Nuovo, è stata finalmente assegnata ad un consorzio di cooperative sociali che accoglierà soggetti che arrivano da percorsi di fragilità, decisione che arriva dopo un lungo periodo di immobilismo da parte delle istituzioni. Lo stabile, infatti, era stato persino ristrutturato completamente, ma mai entrato in funzione. Ad accendere i riflettori sulla questione, nell'ultimo periodo, è stata l'associazione antimafia Giovanni Annunzio di Foggia. Il mancato utilizzo dei beni confiscati significa anche di fatto un arretramento dello Stato rispetto alla lotta contro la mafia. Al contrario, invece, prendere in mano di petto la questione dei beni confiscati, finalmente destinarli a comunità, a consorzi, a cooperative meritevoli per un utilizzo a favore di tutte e di tutti, significa invece dare una svolta alla lotta contro la mafia foggiana, contro il cancro che sta devastando e depredando il nostro territorio e sta sottraendo risorse, energie e ricchezze alla comunità foggiana. E quindi questo è sicuramente un esito per noi molto positivo. Tra l'altro anche nel gergo giornalistico è invalso l'utilizzo dell'espressione Villa Lanza, perché utilizzarla ancora in realtà? Perché invece non cambiare nome e non ricordare più il fatto che quel bene apparteneva alla mafia foggiana? Perché non intitolarlo, ad esempio, non chiamarlo come casa di comunità Giovanni Panunzio? Giovanni Panunzio, vittima di mafia, che merita di essere ricordato in modo doveroso e corretto da parte dei foggiani e delle foggiane per il suo sacrificio, per essersi fatto uccidere a 51 anni, per aver detto no al racket.